La campanella ha suonato alle 8.30 stamattina, quando mezzo milione di studenti hanno iniziato la prima prova della maturità 2017, il tema di italiano. Dopo giorni di tototracce, a suon di hashtag, finalmente stamattina si sono scoperti gli argomenti da affrontare nelle 6 ore a disposizione. Per l'analisi del testo è uscito Giorgio Caproni. I ragazzi si sono cimentati nella lirica versicoli quasi ecologici. La tipologia saggio breve, invece, in ambito artistico-letterario, era incentrata sulla natura. Ispirato ai quadri di William Turner e Giuseppe Pellizza da Volpedo. Robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro è l'argomento del tema scientifico, mentre per quello storico si è parlato del miracolo economico italiano nei decenni 50 e 60. Infine, tra le tracce c'è anche quella storica, incentrata su disastri e ricostruzione. La mia prescelta è stato il saggio breve nell'ambiente economico, socio-economico, e in cui si parlava della nuova tecnologia da inserire nel mondo del lavoro. E invece per le prove dei prossimi giorni, qual è quella che ti preoccupa di più? Quella di domani, che domani sarà economia aziendale e tutto, non si saprà quello che ci sarà. Dicono il business plan, ma spero di no. L'orale ti mette ansia oppure no? No, anche perché quello che ho studiato gli dirò. Allora, erano tante le opzioni tra le quali poter scegliere. Tu che cosa hai scelto oggi? Oggi ho scelto l'ambito socio-economico, che parlava dei droni e dei robot, di come si è evoluto il mondo nel futuro, e ci ho messo circa 4 ore e è stato un buon tema, dai. Ho fatto un saggio breve, diciamo, era sulla natura, la parte, diciamo, sulla letteratura e arte, ecco. Segretissime fino all'ultimo minuto, le tracce, come accade ormai da alcuni anni, sono state inviate attraverso il plico tematico, cioè buste criptate recapitate per via informatica alle scuole. Per aprirle è necessaria una password, che è stata resa nota soltanto questa mattina. Non è mancato neanche il pensiero del ministro per l'istruzione Valeria Fedeli, che in un post su Twitter ha fatto l'in bocca al lupo ai ragazzi. La tipologia B, il saggio breve e socio-economico. E tra le altre prove di questi giorni, qual è quella che ti spaventa di più? Economia aziendale domani. Ho scelto il saggio breve, soprattutto il saggio su socio-economico. Domani, sempre alle 8.30, è il turno della seconda prova, specifica seconda dell'indirizzo frequentato. Per il liceo classico, il MIUR ha scelto una versione di latino, mentre matematica per lo scientifico e lingua straniera per il liceo linguistico. Lunga pausa poi per il weekend e si torna sui banchi lunedì 26 giugno con il cosiddetto quizzone, la terza prova scritta. A differenza della prima e della seconda, proporrà una traccia su domande con più materie, ideate dalle singole commissioni d'esame e non dal Ministero. Ultimo step, gli orali, ma per quelli le date variano di scuola in scuola.